La parola di Dio ci spiega, ci chiarisce quanto sia importante la crescita spirituale, quanto sia necessaria, indispensabile la maturità spirituale. Gesù conosceva il loro cuore, e ad esempio nel Vangelo di Giovanni ci dice che Gesù conosceva i loro pensieri e sapeva che non tutti credevano. Qualcuno si avvicinava a Gesù, cercava di incamminarsi con lui per curiosità, per sapere quello che egli avrebbe detto o se avrebbe fatto qualcosa di sensazionale. E Gesù puntualizza appunto davanti a questa folla che cammina con lui, che lo segue, che una cosa è affiancare Gesù, una cosa è pensare di seguirlo e l'altra cosa essere un suo discepolo. Il discepolo è chiamato ad essere come il maestro. Qualcuno cerca di praticare un cristianesimo che è secondo la sua idea, la sua immaginazione, secondo quello che è il suo istinto, secondo quelle che sono le sue emozioni. Il vero discepolo ha alcune caratteristiche e se non ci sono queste caratteristiche non è un vero discepolo. Le caratteristiche del discepolo sono individuali, personali, non possono essere mescolate insieme alla folla. Non possiamo dire di essere discepoli di Cristo perché i miei genitori amano il Signore, frequentano i culti e io mi accodo a loro, quindi anch'io in un certo senso posso definirmi un discepolo di Cristo. Le cose non stanno in questo modo. Essere discepolo di Cristo significa prendersi questa responsabilità, questo impegno personalmente, ricevere questa parola di Cristo personalmente. Vuoi essere un discepolo di Gesù? Il primo spazio, il primo posto nel tuo cuore, il primo posto nella tua vita deve essere assegnato chiaramente alla persona di Cristo Gesù. Tutti i nostri affetti, tutte le cose che sono interessanti per la nostra persona iniziano in qualche modo a governare la nostra vita, a prendere il primo posto nel nostro cuore. Vuol dire che tu stai smettendo di essere un discepolo di Cristo. Essere discepolo di Cristo significa avere Gesù nel cuore, amare Gesù, averlo nei propri pensieri, averlo nei propri sentimenti, essere disposti ad ubbidire in modo incondizionato al Signore.